belle abiti. Oh, ma che vuoi, lasciami perdere, sempre con me ce l'hai, ma guarda che t'ho fatto? Ma che ti conosco, è la seconda volta che ti fai prendere. Ma guarda che pigli in granchio, sa? Ma che granchio è granchio, cammini. Senti, che ce l'hai in fiammifero? Ma che fiammifero, fiammifero? Ma giovanotto, che c'è in fiammifero? Ehi, giovanotto, giovanotto, si ferma lì un momento, aspetta. Aspetta, aspetta. Che dici a me? Cosa fate qua? Posso, signore? Che cosa portate lì? Lo stavo buttando in acqua, posso buttare? Che cos'è? È un gatto morto. Mi faccia vedere. Sì, guarda forte. Che gatto morto? Questo è esplosivo. È esplosivo? Sto fanatico, che ci volevi fare? Ci volevi far saltare il ponte, peccato. Tu sta zitta che non conosci il valore delle parole. Vengo con me al commissariato. Ora le dirò, io avevo uno zio che ci faceva saltare i pesci. Col proposito di liberarsene, egli tentava di gettarla nel fiume. E perché non è venuto qui a far la denuncia? Non sono qui, signor commissario. E grazie, l'hanno fermato. E mia zia lo diceva, dice, vai dal signor commissario e vai dal signor commissario. E io dico, va bene, io ci vado, ma se poi non mi so spiegare, vero, e rimango incastrato con la polizia. Ah, la polizia non è qui per incastrarla. Casomai è qui per proteggerla. Ah, sì, signor commissario. Tanto è vero che sono stato sempre protetto dalla polizia. Quando cammino per la strada e vedo che c'è molta polizia intorno a me, dico... Beh, meno male, io sto tranquillo, c'è la polizia che mi protegge, vero? Perché non aumentate il corpo della polizia, signor commissario? Perché... Menichetti Ernesto, anarchico e sorvegliato speciale. Menichetti Ernesto, questo è mio zio, vero? Ma noi non lo riconosciamo. Tanto è vero che fu cacciato di casa a suo tempo, poi morì abbandonato. Metto a verbale? Sì, sì, metto a verbale. No, signor commissario, io non dissi tiro la bomba così nel senso proprio, vero? Io lo dissi così accademicamente, dico, io la tirerei la bomba. Ma è lei quello che gridava tiro la bomba davanti al barrato? Lo metto a verbale. Sì, sì, metto a verbale. Non lo sapeva, Dichiaro di essere il medesimo individuo. Aspetti. Che la sera del... Del 12 maggio, signor commissario. Ah, ecco, vede, qui non sfugge, ve l'ho tutto segnato. Sì, 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 va bene. La sera del 12 minacciava di tirare la bomba, eccetera, eccetera. Faccia leggere e firmare. Accademicamente. Faccia leggere e firmare. Eravamo in tre, signor commissario, quella sera. Io, Gustavo Petocchi, che è il nostro capo ufficio, e Aurelio Bilancia, vero, che è un altro mio collega impiegato. Firmi qui. Devo firmare? Firmi qui. Tanto è vero che fu Petocchi, per la verità, a dire... Tiro la bomba. Signor commissario, è necessario che firmi perché il mio povero babbo in punto di morte mi disse non firmare, vero, ad ogni costo non firmare. Questo è un verbale che bisogna firmare. Vedi un po' di non... Leggibile, vero? Leggibile. Sarà grave? Ed ora, signor commissario? Per il momento, se vuole, può andare. Come per il momento? E se lei mi dice per il momento, io... Non dormo tranquillo, signor commissario. Non si preoccupi, non è che una denuncia a piede libero. E mi dice niente. A piede libero come lo zio anarchico. Ma io non ho idee politiche. Tant'è vero che non sono né di sinistra e né di destra. Ma non vorrei che qualcuno pensasse che io sono di centro. Infatti non ho neanche votato. E non lo sa che il voto è un dovere. E io il mio dovere lo faccio. Nell'ultimo sciopero eravamo tutti uniti come un blocco di granito. Ebbene? Siamo andati tutti a lavorare. Ma queste sono cose che non mi interessano. Io so già quello che mi basta. Tiro la bomba. Pochi giorni dopo la scoprono sotto un ponte con la dinamite. Ma se buttano la bomba davanti ad un'ambasciata, in un comizio, nella sede di un partito, a chi devo pensare io? A me, signor commissario. Oh, meno male che l'ha capita. Ed ora fili diritto. Se stanno così le cose, non mi resta che rivolgermi al Gesù bambino che non tirino la bomba, signor commissario. Posso andare a casa mia? E vada a casa sua. Grazie. Dove va? Da dove esco io? Di là.